circa 10.000 anni fa, il clima sulla Terra diventa più mite. Lo scioglimento dei ghiacci favorisce la formazione di immense praterie, dove si diffondono buoi, capre, pecore e crescono nuove piante come il grano, l'orzo, il farro e l'avena. Dalla capacità dell'uomo di sfruttare questo nuovo ambiente prende piede la rivoluzione neolitica, cioè un insieme di trasformazioni che cambiano completamente le abitudini dell'uomo. Neolitico significa età della pietra nuova. L'uomo impara una nuova tecnica di lavorazione della pietra, che non viene più solamente scheggiata, ma finemente levigata. Contemporaneamente alla pratica della caccia, che non viene abbandonata, l'uomo intuisce che alcuni animali sono adatti a crescere vicino a lui. Nasce così l'allevamento. Alcuni uomini cominciarono a coltivare i campi. Nascono le prime forme di agricoltura. Coltivare la terra fa sì che l'uomo, da nomade, diventi sedentario. Le prime case nascono vicino ai corsi d'acqua e sono capanne costruite su pali conficcati nel fondo del fiume o della palude. Le case sulla terraferma sono costruite con mattoni di argilla e tetti di paglia. Le prime forme di religione sono legate alle nuove attività degli uomini. Lo sciamano propizia il buon raccolto, invocando le divinità legate alla fertilità.